Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Ormai sta diventando un appuntamento fisso con un doppio appuntamento settimanale. La carriera allenatore è la serie che più vi piace in assoluto sul mio canale e quindi ho deciso di accontentarvi e portarvi comunque più episodi possibili di questa serie che ormai sta spopolando il web. Alla Games Week non c'è stata una persona che non mi fermasse per dirmi guarda che la tua carriera è bellissima. E di questo ne sono estremamente contento, assolutamente, anche se ho dovuto far uscire un video sfogo per spiegarvi perché ho voluto costruire così la squadra. Quindi se non l'avete ancora visto vi invito ad andarlo a vedere, lo trovate proprio qui sopra nelle schede. Ho anche deciso di provare a farvi vedere il più possibile, quindi fare meno tagli possibile. So che è paradossale come cosa da dire per uno youtuber, ma sapete benissimo quanto io sia dedito, quanto io ami tagliare tantissime volte la scena, ma molti si sono lamentati nei commenti proprio perché così non riescono a vedere tutte le trattative che faccio, tutte le cose che faccio nell'ufficio, bla bla bla, tutte queste cose qui. Quindi ho deciso di farvi vedere più gameplay e meno tagli. Beh, questa cosa mi faciliterà un sacco il montaggio, però probabilmente verranno dei video un po' meno elaborati, ma contenti voi, contenti tutti. Ci provo, non sono convinto di riuscirci, ma ci provo. Prima di iniziare questo video della carriera, però voglio autospammarmi il mio secondo canale sul quale sono usciti video interessanti. Lo trovate qui sotto in descrizione o anche questo nelle schede. Iscrivetevi perché è una mia valvola di sfogo, voglio affrontare argomenti un po' più maturi su quel canale e quindi questo è puramente gameplay, calcio, FIFA, fantacalcio, invece sull'altro c'è il vero me probabilmente. E prima di iniziare un episodio della carriera, come sempre, come al solito, salutiamo l'ultimo like su Instagram. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i link ai miei social network e tutti i canali di Brailless, iscrivetevi dappertutto. E lasciate tantissimi cuori alle mie foto, così avrete più possibilità di essere salutati. Attenzione perché l'ultimo like sto aggiornando adesso e vediamo assolutamente di chi è di Fabio Impa. Anzi, in realtà Fabio Impa mi ha appena taggato in una foto che probabilmente abbiamo fatto insieme alla Games Week ed eccola qua. In realtà l'ultimo like è di Alessandro Musa 80. Eccolo qua, Alessandro Musa. Ciao Alessandro, grazie per aver messo mi piace alla mia ultima foto. Allora, prima di iniziare io voglio andare un attimo sul mercato perché, come sapete, io adoro guardare un po' i giocatori in scadenza e mi ero segnato, come vi avevo già detto in scorsi video, Riccardo Saponara, perché avrà comunque il contratto in scadenza fra 10 mesi, quindi si potrà prendere praticamente a parametro zero. Ma qualcuno di voi sotto l'ultimo video mi ha detto addirittura che ci sono dei giocatori ancora più belli da andare a prendere a parametro zero e uno di questi è un giocatore che mi ha fatto impazzire, me ne sono sempre innamorato, ed è Arjen Robben. So che è vecchio, so che comunque non è italiano, non è nello stile del Sassuolo, ma Robben a parametro zero non posso assolutamente farmelo scappare. Anzi, a questo proposito scrivetemi magari qui sotto nei commenti dei giocatori che scadranno a parametro zero e quindi potremo andarli a prendere. E un altro potrebbe essere il suo fratello, il suo compagno di merende, quel bellissimo, oddio bellissimo mica tanto, ma Frank Ribery. Vediamo se anche lui, esattamente, il contratto gli sale fra 10 mesi. Questi sarebbero veramente due colpi che non hanno senso. Con Ibra l'anno scorso è stata la stessa cosa, ho preso Ibra gratis e poi l'ho ceduto per arrivare a un giocatore che valeva di più come Higuain. Quindi vedete tutte queste tattiche, queste meccaniche per riuscire ad aumentare il valore della mia rosa? Eccole qua. Certo che siamo a settembre, fra 10 mesi vuol dire ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, quindi fra 10 mesi è luglio del prossimo anno. Oggi c'è la partita con l'Udinese, andiamo a giocarla subito perché voglio assolutamente fare dei punti in campionato dato che non stiamo andando benissimo. Questa è la classifica, potevamo assolutamente fare meglio, c'è stato un doppio pari nell'ultimo episodio che mi sta ancora qui da fastidio. Ecco qua, calcio a Sassuolo Udinese, si gioca a Crown Lane, non si sa perché io avevo modificato il nome del mio stadio ma non me lo vogliono dare. Vediamo un po' le due formazioni, la nostra la sappiamo, giocatore da seguire Domenico Berardi che ha fatto un gol nell'ultima giornata proprio contro il Chievo, tra l'altro di testa a calcio d'angolo, un gol non alla Berardi, questo qui non so chi sia, è Berardi, perché se è Berardi non ci assomiglia per niente. Per adesso Niang mi piace un po' di più di Rashford e quindi mettiamo titolare proprio Mbaye, arrivato in prestito dal Milan. So che non è un acquisto che nella realtà riuscirebbe a fare il Sassuolo, soprattutto in prestito, perché il Milan non cederebbe mai Niang in prestito al Sassuolo, però c'era la possibilità e non vedo perché non dovevo prenderlo. C'è Berardi dentro, gran palla per Lorenzo Pellegrini, attenzione, Pellegrini può correre, può fare andare addirittura nello spazio Mattia De Sciglio. Adesso De Sciglio si ferma,
Vada Berardi, Berardi, buona posizione, prova il tiro Berardi. Che regista Magnanelli. E poi De Sciglio, ma che palla gli ha dato De Sciglio a Berardi. Peccato che non ci arrivi perché c'è Felipe che copre, però rimessa laterale. De Sciglio, stop di De Sciglio, dentro per Pellegrini. Attenzione, tra le linee troviamo Riccardo Kishna, che va sul mancino Kishna, il palo, e Li Niang, mettila dentro, dopo una gran giocata di Kishna. Ma che tiro aveva fatto Riccardino Kishna. E poi Niang, da due passi, a porta vuota, spiazzati tutti. Guardate Kishna con il mancino a giro, mamma mia che botta potentissima che si infrange sul palo. Kishna, questo gol è tuo, questo gol è tuo, non è di Niang, c'è scritto Riccardo Kishna, ma in realtà è 1-0 per Mbaye Niang. Ancora lui, sempre lui, decisivo. Palla dentro per Kone, ma quanto è super offensivo questo Udinese. Attenzione Kone, bellissima palla dentro. Per fortuna Gesù mi ha fatto questo regalo. Come hai fatto a sbagliarla, Siriterò? Magnanelli, uomo d'ordine, di eleganza, di rispetto in mezzo al campo. Attenzione perché Kishna si è staccato. Posizione da trequartista, è ancora il migliore in campo Kishna, come al solito. In tanti mi hanno detto che non gli piace Kishna, ma guardatelo, è l'anima e il corpo del nostro attacco. Dentro per Mbaye Niang, attenzione, gran palla per Niang, è entrato in area. Niang, ancora lui, gioco di finte, la mette per Berardi. Che cos'è? Calcio d'angolo. Guardate come stiamo pressando. L'Udinese è costretto a ritornare indietro, però fa dei passaggi molto molto rischiosi. E infatti la recuperiamo con Mbaye Niang. Dentro Magnanelli, serve Kishna, Berardi, ancora Kishna, sempre loro due. Kishna prova il tiro, sarà ancora calcio d'angolo. Molto lenta, ma mamma mia, bellissimo recupero difensivo. Donnarumma, ancora lui, lancia lungo a cercare Mattiello, che è rimasto in attacco. Mattiello prova a fare la sponda, non ci riesce. C'è Magnanelli, imbucata per Kishna. No, ma facci giocare che siamo lì ormai. La cosa più importante è non prendere gol. Mi va bene vincere anche 1-0, ormai sono abituato a vincere 1-0. L'importante è fare 3 punti anche oggi, perché ci serve una boccata d'ossigeno in campionato. Mattiello va sul fondo, mette un cross orrendo, inguardabile. Terò, ancora lui, De Sciglio a un'altra velocità, attenzione perché c'è Paolo Armero, mette la palla dentro, Mattiello sbaglia, Mattiello, Donnarumma, la parata di Ciccio Donnarumma dopo una bruttissima dormita difensiva. E adesso l'Udinese ci crede, attacca, vuole spingere sulle fasce dove noi non abbiamo uomini, dobbiamo solamente difenderci. Bella palla messa in mezzo, Duvan Zapata alta, no, 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 l'Udinese è ancora pericolosa al tiro, adesso solamente Udinese ragazzi, così non va bene, così non va, devo provare a cambiare qualcosina e quindi mettere anche le fasce, dobbiamo coprirci un po'. Dentro Piazza e Sturaro e poi probabilmente tra un po' anche Duncan. Pums dalla bandierina, potrebbe essere molto molto pericoloso, la palla che è ancora lì, oddio Gigio Donnarumma, ma tu sei immortale. Attenzione, ancora Kone dal limite, Kone, la palla attaccata al piede, Duvan Zapata, ancora cerca l'imbucata, no, Duvan, Donnarumma. Proviamo a partire in contropiede con Kishna. Kishna se la stoppa, se la mette giù. Chiami in causa anche Mattiello. Mattiello e Kishna, sempre loro due. Mattiello è partito, Kishna l'ha servito, Mattiello lo può tenere. Mattiello dovevi allungare la gamba e tenerla in campo. Berardi tra le linee, deve andare lui. Può fare la differenza solamente lui a questo punto della gara. Non deve perderla però Mimmo. Bellissima palla dentro per Peñaranda. La stoppa Peñaranda in posizione di tiro, fuori di niente. C'è Berardi tra le linee, riesce ad andare via. Berardi, ancora lui. La palla bellissima per il taglio largo di Kishna, che va sulla palla, riesce gestirla, ancora Kishna, la tiene lui, numero di Kishna, ancora Kishna in aria, la perde contro due. È arrivato il momento anche di mettere dentro un altro ottimo giocatore come Rashford, gli faccio fare la punta perché Niang e Berardi ormai non ne hanno più. Recuperiamo una bella palla, c'è Niang, dentro, servito subito Rashford, Rashford può provare a puntare, ancora Rashford, è il più fresco di tutti, vuole provare a fare il numero, vuole far vedere chi è, Rashford, ancora lui, Rashford in area, non ha fisico, gliela rubano. Rashford, tu devi essere il nostro primo difensore, devi marcare tutte le palle. E poi Kishna la recupera e te la serve. Ancora Rashford che se l'allunga. Rashford in area, il tiro di Rashford alto. Bellissimo anticipo di Mattiello. La palla è ancora lì. Kishna si appoggia molto bene a Sturaro. Sturaro è fresco, Piazza è fresco, Rashford è fresco. Però attenzione perché c'è un'opportunità bellissima. Servito Mattiello. Mattiello devi ridarla dentro per Sturaro prima che sia troppo tardi. Adesso ragazzi dobbiamo difendere il difendibile. È il 90esimo. Abbiamo vinto. Una vittoria meritata, ma pur sempre una vittoria. 3 punti. Preziosissimi 3 punti d'oro. Mbaye Niang 1-0. Ma che giocata di Kishna. Sono veramente sollevato perché questa partita non pensavo di portarla a casa. Guardate che statistiche. Allora ragazzi, io ho sempre fatto gli allenamenti, solamente che non ve li ho mai fatti vedere perché mi sembrava superfluo. Ma dato che volete vedere il più possibile, ve li faccio vedere. Decido di allenare ovviamente i giocatori che sono di mia proprietà. Quelli in prestito non avrebbe senso perché un giorno torneranno nelle loro rispettive squadre. E quindi i nostri giovani sono questi qui, più tanti altri che però non ci stanno nell'allenamento. Robben e Ribéry non sono
sono in vendita per quanto riguarda il Bayern, e questo lo sapevamo, però ci serviva richiedere informazioni. Allora ragazzi, c'è stata una discussione nei commenti anche su questa cosa, perché il Criciúma e tante altre squadre comunque che non sono europee giocano in Europa League? Perché a quanto pare ho sbagliato i sorteggi, me l'avete scritto quando ho fatto i sorteggi proprio all'inizio della carriera nel primo episodio, e questo è il risultato. Scusatemi, non ho fatto apposta, non lo sapevo. Comunque presto ci sarò al Milan, quindi oggi ci sarà da fare un po' di turnover contro questa squadra, perché comunque l'Europa League la prima partita l'abbiamo vinta con un ottimo 3-1 mi pare, e quindi un po' di turnover ci sta ed è fisiologico, facciamo giocare la squadra da Europa. L'unico che si salva è Donnarumma, lui lo voglio far giocare sempre perché comunque il portiere non si stanca e deve crescere tantissimo, vedi i forti che abbiamo. Giochiamo contro una squadra turca e quindi potrebbe essere difficile. Io non ho bei ricordi in Europa contro i turchi, ma per niente. Perché è partito lui con una gran percussione, l'attaccante fa piede perno con Cannavaro, arriva però il nostro altro difensore, riesce a recuperare la palla e Donnarumma con i pugni spazza via, vuole allungarsela, ce la fa ancora Rashford, che in Europa riesce sempre a dare il meglio di sé. Rashford è entrato in area, Rashford si gira, la scarica dietro Rashford per Piazza, il tiro deviato a calcio d'angolo. Piazza la bandierina, c'è Politano col suo mancino magico dentro per Rashford che si coordina, non ce la fa, attenzione, c'è Cannavaro dal limite, non devi perderla Cannavaro, questa palla è pericolosa per la loro ripartenza, ti prego, prendilo, prendilo Paolo. Cinarva sul fondo, la mette dentro, attenzione, pericolosa questa azione dei turchi, Donnarumma, miracoloso come al solito. Ecco, oggi è una di quelle giornate in cui non riesco mai a prendere la palla ai miei avversari, mi saltano tutti come birilli. Rashford ancora dentro, attenzione, si spinge molto in avanti il nostro difensore centrale, non so perché sia lì, ma è molto utile in questo momento. Dentro per Rashford la palla, non arriva, appoggiala dentro per Antei, attenzione, non puoi giocare ad Antei, però lì c'è Politano che non riesce a fare gol. Mettila dentro, che c'è Sturaro che va a saltare. Sto soffrendo tanto ragazzi, non riesco proprio ancora a trovarmi contro il computer di difficoltà campione in FIFA 17, ci vorrà un po' di tempo. Proviamo ad andare via con Luca Antei, vai Luca, possiamo ripartire, ancora noi, riesco solamente a proteggerlo di fisico. Rashford dentro, scarichiamo per Duncan, Duncan che si propone così prepotentemente. Rashford, Duncan, sempre loro, Sturaro, mamma mia che bella palla per Politano, attenzione Politano può provare a chiamare Rashford, tira per favore, attenzione c'è Rashford che può tenere il pallone lì e poi mettere la palla dentro per Piazza che non ci arriva, c'è però Politano, sempre Politano, vede un gran corridoio per Duncan che magari con la testa se la riesce a mettere giù, non riusciamo mai a prenderla noi. Facciamo qualche cambio perché qui non se ne può veramente più, una partita giocata malissimo. Recupera un gran pallone e poi lo dà dentro a Rashford che deve però mantenere la calma. Rashford vince il rimpallo, Rashford in area, ancora Rashford la mette dietro perché non poteva più tirare, riesce ad andare via, riesce ad andare sul fondo, vuole tenere il pallone lì e poi lo scarica dietro, fanno girare addirittura, non crossano, non vogliono, vogliono entrare per vie centrali addirittura, no Cannavaro sbaglia l'intervento, Cannavaro ancora in area, deve rimediare Rashford, Niang è l'ultima speranza che abbiamo, dentro vai, vai, vai da Niang, vai da Niang, adesso da Berardi, Berardi ancora lui, chiede l'1-2, ancora dentro da Berardi, Berardi ce l'hai sul sinistro, Berardi al tiro, la parata, la parata bella però, bellissima occasione per Berardi che trova una doppia deviazione. Vince qui 0-0, una brutta partita in Europa League, ma i 3 punti in campionato ci sono e un pareggio qua ci sta. La prossima partita di campionato sarà contro il Milan e tantissimi ex giocatori torneranno proprio a sfidare la loro ex squadra. Tra l'altro il Milan è sotto di noi, quindi sarà importantissimo non perderla. Torino ancora capolista che stupisce, un po' come nella realtà, il Torino è veramente forte quest'anno. Andiamo a leggere le mail che ci sono arrivate, ok, qualche giocatore sarà impegnato con la nazionale, Berardi e Kishna su tutti, e Alessandro Matri non è felice, ma mi dispiace Matri, io ti venderò a gennaio. Per quanto io adori Alessandro, però su un FIFA non è che possa fare chissà cosa. Modifichiamo quindi i numeri di maglia, dato che qualcuno ancora può avere qualche cambiamento, mettiamo il 5 sensi, così siete contenti, facciamo questa cosa veramente ignorante, vediamo un po', ok, Antei si prende l'8, ok, Antei mi sembra eccessivo l'8, non lo so, ti do a te il 12, va bene, e poi io sarei anche per fare un'altra pazzia, perché secondo me Berardi si merita assolutamente il numero 10, che però in questo momento ha Piazza. Fatemi magari sapere qui sotto nei commenti se volete il numero 10 a Berardi, io lo farei assolutamente. Se sarete in tanti a chiedermi Berardi col numero 10, la prima cosa che farò nel prossimo episodio sarà proprio questa. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ooh, baby, I like it, bro. Yeah, baby, I like it, bro.